Amici Vuvian, ben trovati. Avevo acceso la telecamera, ma non avevo acceso il pulsante di registrazione, quindi riparliamo da capo, ma che volete che sia. Oggi vi parlo della quarta puntata dell'ottava stagione di Doctor Who, cose che capitano. E la puntata affronta una delle paure più importanti dell'uomo, ovvero la paura dell'ignoto. Troviamo appunto il dottore rimuginare su questa paura. Quando posando il gessetto sul libro, si distrae un attimo e il gessetto scompare. Dietro di lui appare la scritta Ascolta, Listen. Allora, chi c'era lì? Chi l'ha scritto? È vero che esistono dei mostri, nel silenzio, e quindi ci potrebbero essere i famosi mostri sotto il letto quando noi siamo soli? E parte la sigla. Dopo, la sigla, vediamo il primo appuntamento tra Clara e Danny, che avrà risultati disastrosi visto che i due litigano. Clara torna a casa e si ritrova il dottore in camera. Il dottore le chiede di aiutarlo e appunto, grazie a Clara, che utilizzerà l'interfaccia telepatica del TARDIS, andranno indietro nel tempo. Ma qui scoprirà il dottore e Clara, scopriranno che in realtà non sono nel passato di Clara, per scoprire le sue paure, ma nel passato di Danny, quindi di Danny quando è bambino, e scopriamo che Danny viveva in un orfanotrofio. Perché vanno da Danny? Perché Clara, mentre era collegata al TARDIS, in realtà si era distratta un attimo pensando appunto al suo appuntamento fallito con Danny. Qui scoprono che effettivamente c'è qualcuno nel letto di Danny, una sorta di palla che si solleva. Una testa enorme che si solleva dal letto e il dottore fa voltare tutti. Se ci fate caso, in un microsecondo si vede una faccia. Ora, se voi stoppate l'immagine e guardate attentamente, sembrerebbe un Sontaras. Assomiglia a un Sontaras, ma non sono sicuro di quello che dico, quindi potrebbe anche essere stato un bambino. Un altro bambino dell'orfanotrofio che faceva uno scherzo a Danny. E qui vediamo all'azione Clara insegnante che rassicura il bambino sulle paure e gli dice: no, le paure devono essere affrontate, non devono essere viste come una cosa brutta, ecco. E regala al bambino un soldatino senza armi, che era lì nei giocattoli della sua stanza. E effettivamente questo soldatino senza armi ricorda appunto il dottore, perché ricordiamocelo che il dottore è un eroe della non violenza per eccellenza, perché lui non utilizza mai armi, ha soltanto un semplice cacciavite sonico che, come dice lui, serve soltanto ad aprire porte. E Clara infatti dice questa frase: a un soldato coraggioso non serve il fucile per tenere il mondo al sicuro. Come lo chiamiamo? Danny, Danny il soldato. Quindi lo stesso bambino che non si chiama Danny vuole chiamare il soldatino Danny il soldato. E i due tornano nel TARDIS e Clara chiede al dottore, intenerita dall'aver incontrato Danny da piccolo, di riportarlo appunto al luogo dell'appuntamento che era andato male. Clara torna davanti a Danny, ma qui di nuovo i due litigano. Di nuovo litigano, ad un certo punto un astronauta esce dalle cucine del ristorante e chiama Clara. Clara torna nel TARDIS e scopre che dentro l'astronauta c'è Danny, però più grande, diciamo con i capelli grigi, più invecchiato. In realtà non è Danny, ma un suo parente del futuro. Addirittura il pronipote di Danny scoprirà che ha reclutato il dottore e che ha preso dall'ultimo pianeta dell'universo. In realtà lui si chiama Orson Pink ed è stato il primo viaggiatore del tempo, quindi viene dal futuro. E qui il dottore vuole capire che cosa gli era successo a questo Orson perché la sera. Quando scendeva l'oscurità sentiva una presenza, quindi ritorna la paura dell'ignoto. Allora il dottore verifica quello che succede,
ma per fortuna viene salvato da Orson, perché stava per essere risucchiato, si era aperta la porta e stava per essere risucchiato via. Nell'ultima parte della puntata vediamo che Clara si recherà dal dottore Bambino. E qui credo questa sarà la credo questa è la parte più bella di tutto l'episodio, perché il dottore Bambino, non ancora dottore, è spaventato perché non vuole andare all'Accademia dei Signori del Tempo per via del fatto che si debba essere bisogna passare una sorta di carriera militare. Lui sappiamo che è contro i soldati, contro le armi, e quindi vediamo qui Clara che rassicura il dottore e gli regala quel famoso soldatino. E questo bisogna spiegarlo. Che cosa è successo? Clara regala il soldatino a Danny da piccolo. Il Danny del futuro, il pronipote di Danny, regala questo soldatino che aveva ereditato a Clara. Clara lo regala al dottore da bambino. Quindi il dottore attuale dovrebbe averlo in tasca, o comunque era un suo antico ricordo d'infanzia. Ora non vi posso riportare le parole di Clara che dice al dottore, ma potremmo sintetizzarle con la frase: la paura ci rende compagni. Non voglio aggiungere altro per non rovinarvi la puntata, anche se credo l'avete vista se state vedendo questo video. Allora, che cosa dire? Le citazioni. Dunque, i rumori dell'astronave ricordano l'episodio Midnight con il decimo dottore. La tuta indossata dal futuro parente di Danny ricorda l'abisso di Satana, sempre con 10. C'è stato anche un breve flashback del granaio ai tempi del dottore, del War Doctor, il giorno del dottore, si vede per pochi secondi. E altri episodi simili sulla paura, o comunque sul fatto che ci siano presenze che appaiono all'improvviso, effettivamente ricordano il silenzio, no? Il nemico per eccellenza dell'undicesimo dottore, assieme agli angeli piangenti, ma anche l'episodio con Madame de Pompadour, quando Ten le dice non voltarti, appare quel specie di automa travestito con la maschera, dell'episodio Finestre nel Tempo. Un'altra cosa, il dottore cita i Sontaras risvegliandosi, quando lui si risveglia, e questa è stata la stessa frase che disse il quarto dottore appena rigeneratosi: Sontaras perverting the course of human history. I Sontaras pervertono, corrompono il corso della storia umana. Un'altra frase già citata da un precedente dottore è stata: Fear makes companions of us all. Us all, scusate le pronunce. La paura ci rende compagni. La stessa frase citata dal primo dottore, da Hartnell, nell'episodio An Unearthly Child, la ragazza extraterrestre, della prima serie, classico ovviamente. Ho già citato gli angeli piangenti, solo con la differenza che con gli angeli piangenti non bisognava battere le ciglia, mentre con questo silenzio, con questo mostro che non si vede mai, bisogna soltanto voltarsi. Ed è l'episodio Blink, veramente un altro gran bel episodio scritto sempre da Moffat. E come non pensare all'episodio un'altra frase che viene citata da Clara e che è già stata citata fa: It's not a plane, it's a thing, che è la stessa citazione tra Amy e Dr. Eleven nell'episodio Vincent e il dottore. E un'altra caratteristica di questo nuovo dottore è che ama leggere, l'abbiamo visto più di una volta, e anche dentro il TARDIS ci sono una marea di libri. Il dottore ruba il caffè al custode dell'orfanotrofio, quindi scopriamo che è anche un po' ladro. Ma che razza di maglione indossa il dottore, tutto sbrilluccichi, pieno di sbrilluccichi? Poi io mi chiedo, ma nessuno si accorge dell'entrata di un astronauta dalle cucine del ristorante a ristorante? Non nessuno gli sembra strano? Un'altra cosa, quando il TARDIS si materializza nel ristorante, se non erro, si materializza nella cucina,
Ecco, ma nessun chef o cameriere si accorge della presenza di una strana e gigante e grande cabina blu dentro un ristorante, dentro una cucina? Bene, che cosa vorrei... Non so cosa aggiungere perché questo finora è uno dei migliori episodi che abbia visto di questa ottava stagione. Alla fine, se c'è una morale in tutta questa avventura, è che le paure non ci isolano, ma ci uniscono. Perché ognuno di noi ha una paura. Quindi non la dobbiamo vedere noi come delle negatività, ma anzi come degli ostacoli che ci aiutano a migliorare. E quindi il dottore alla fine non trova una risposta alla sua domanda iniziale, ma capisce che deve accettare le sue paure, perché anche il dottore ha delle paure. Perché, questo non l'ho detto, scopriamo che Clara, per scatto volontario, tocca la caviglia del dottore quando si sta per alzare. E quindi praticamente si crea un loop. È stata lei a far nascere quella atavica paura dell'ignoto, del mostro sotto il letto al dottore stesso. Quindi vedete che, come Clara dirà anche a Orson Pink, viaggiare nel tempo è molto pericoloso, meglio non farlo. E dimenticavo di aggiungere una cosa davvero importante. Alla fine della puntata, Clara va a casa di Danny e i due si baciano e quindi si mettono insieme. Ecco, questo ci fa capire che quindi era destino, fra virgolette, che i due si appunto innamorassero e quindi si mettessero insieme. Ho appena notato che durante tutta la recensione ho continuato a dire Sontaras, scusate, e Sontaran. Ma pazienza, la stanchezza fa brutti scherzi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio che sarà, se non erro, Rapina Temporale. Ciao!